Certo, allora mettiamoli qua dentro. Perché? Ah, no, non li perdiamo, poi facciamo lavorare. Adesso che belli. Piangili. Ma io sono su cartolina con i denti pesi. Mamma, mi aiuti. Quale bianco? Bianco. Verde. Bianco. Quale bianco? Bravissimo. Brava, bello. Ragazze, buongiorno e bentornati in questo nuovo vlog. Oggi è il 7 di agosto e insomma ci stiamo preparando un po' per andare in ferie. Praticamente sono proprio gli ultimi giorni, mamma, sugli ultimi giorni e poi appunto andremo in ferie. Non ne posso più, devo dire la verità. Ogni anno arrivo sempre piuttosto provata, ecco, a queste ferie. C'è anche da dire che noi le ferie, quelle che intendevamo proprio ferie, le abbiamo già fatte perché sono quelle della Sardegna. Queste per noi è solamente uno spostarsi in un altro posto, perché praticamente andiamo comunque a casa nostra al mare, quindi insomma alla fine ci cambia poco e cambiamo appunto soltanto il posto. E niente ragazze, cosa vi devo dire? Oggi è una giornata molto 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 tranquilla. Sto anche provando un po' a dare una pulita, dare una sistemata alla casa appunto in vista della partenza, perché poi appunto partiremo venerdì, no scusate, partiremo sabato, no. Sto dicendo così. Partiremo domenica perché non mi ricordo mai. Partiremo domenica, faremo domenica, lunedì e martedì in montagna. Dopodiché torniamo, praticamente cambiamo i bagagli e partiamo per il mare. Quindi insomma, questo è. E in montagna proprio facciamo una toccata e fuga. Però ci sta tutto. Sapete che noi amiamo follemente la montagna, quindi per noi quando possiamo andare, ecco. Ci andiamo molto volentieri. Io ho un mal di testa incredibile perché questa birbante, questa notte, adesso mi fa le facce. Questa notte mi ha fatto disperare. Alle 4:30 ha iniziato a lamentarsi. Non ho capito per quale motivo, ma è già 2 notti che fa questo lavoro qua. Cioè, alle 4:30 inizia a fare. Però sono come se avesse un disturbo, cioè non capisco se sono i denti, la pancia, cioè non capisco, non capisco. So soltanto che poi gli do il latte, cioè cerco di farla addormentare tutto quanto, perché insomma se prende sto vizio abbiamo finito di vivere, però intorno alle 5:30, 6 do il latte e poi dorme serena, quindi non riesco a capire, cioè. Ho provato anche ad aggiungergli un po' di latte la sera,
ma lo avanza, quindi è giusta la quantità che gli davo. Non lo so, spero sia una cosa che passi molto in fretta, perché sinceramente, appunto, sono già 2 notti che non riusciamo a dormire bene e mi sta massacrando. Infatti, ho proprio un mal di testa. Infatti, penso che quando andranno a dormire le bambine, andrò a dormire anche io, perché non ce la posso fare dalla vita. Comunque. Care ragazze, insomma, vabbè, oggi appunto video un po' chiacchiericcio, così vi faccio vedere anche due o tre cose, dei prodotti terminati vi faccio anche vedere, perché ne ho terminati un po' ed è ora che li butti via, perché ne tengo un po' e poi non voglio fare un video a parte perché secondo me diventa un po' noioso, però magari lo includo in uno di questi. Magari verso fine serata, ecco, facciamo un recap appunto dei prodotti terminati che mi sono piaciuti o meno. E fine, cos'altro vi devo dire? Allora, dovrei trovare anche un tempo per fare le mani, fare le unghie, perché appunto volevo fare sia mani che piedi. Piedi in realtà sono abbastanza a posto, però per andare via li volevo fare. Riuscirò a farli, questo non si sa, non si sa. Comunque, nulla. Tra l'altro, questo weekend abbiamo un po' di cose da fare. Abbiamo dei compleanni, compleanni appunto di un'amichetta dell'asilo di Adele, compleanno di una delle mie più care amiche. Insomma, ne abbiamo da fare, che in realtà fa gli anni oggi, però festeggeremo appunto sabato tutti insieme. E ne abbiamo da fare, ne abbiamo da fare. Poi, ragazzi, si sta avvicinando settembre, si sta avvicinando settembre. In tanti mi avete chiesto, non nello scorso video, nello scorso ancora, se lavoro, che lavoro faccio, perché effettivamente mi vedete a casa da un po'. Io sì, lavoro, adesso sono ancora a casa perché appunto dovevo comunque crescere lei, quindi ero a casa per questo, quindi ho fatto tutta la maternità che potevo fare, sia l'obbligatoria che la facoltativa, ovviamente ricordando che io sono andata a lavorare fino al giorno prima di partorire, quindi mi sono tenuta i 5 mesi di obbligatoria tutti per il dopo, e poi ho fatto appunto la facoltativa e dopo appunto adesso sono in ferie, in questo momento sono proprio in ferie. Diverso non avrei potuto fare, ecco, e quindi io avevo la volontà comunque di tornare a lavorare per me stessa e anche per le bambine, sinceramente, perché comunque per me stessa, perché comunque in questo momento cioè non mi sento più Martina, è come se non avessi più un'identità mia, ok? Quindi no. Non fa per me questa cosa. E seconda cosa, perché comunque per le bambine, uno per fargli vedere che comunque, per dimostrargli comunque, per dargli un esempio buono, nel senso di una sorta di indipendenza comunque, per quanto riguarda il livello economico, e comunque una sorta di indipendenza proprio per quanto riguarda la persona, ok? Cioè, io non sono solo una mamma, io sono anche una donna, io sono Martina, cioè questo deve essere chiaro, ecco. E quindi voglio assolutamente dargli comunque un buon esempio. Con questo, chi rimane a casa a badare i figli, non dico che non sia un buon esempio, assolutamente, anche perché ognuno deve guardare, insomma, le sue esigenze, cioè ognuno ha le proprie esigenze. C'è chi rimane a casa per proprio, eccola qui, la monella. C'è chi rimane a casa proprio perché vuole proprio assolutamente in ogni modo, diciamo, crescere i propri figli. C'è chi per necessità, perché assolutamente non può far diverso, e c'è chi, come me, sceglie di tornare a lavorare. Io sinceramente, ripeto, come ho fatto la prima scelta con la prima, ho fatto uguale per la seconda. Abbiamo trovato una babysitter, non mi ricordo se ve l'ho detto, abbiamo trovato una babysitter almeno. Ciao! Dovrebbe essere un anno sicuro, ecco, e vediamo se il prossimo anno Andrea me la prenderanno all'asilo. All'asilo, comunque, una sorta di nido, però in un asilo dove era andata Adele, se vi ricordate bene, a maggio-giugno dell'anno scorso, ecco, quindi
vedremo un po', perché li prendono dai 2 anni lì. E quindi per il momento era troppo piccola e quindi dobbiamo aspettare settembre del prossimo anno. Ciao! Ciao. Quindi abbiamo trovato questa ragazza, questa signora che si chiama Ilaria, di mia madre. C'è un mostro sul tavolo? Sì. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere il mostro sul tavolo. Comunque abbiamo trovato questa persona, insomma. Speriamo di trovarci bene, ma penso di sì perché è una brava persona. Così ragazze, iniziamo la pulizia di tutta casa, perlomeno una parte delle pulizie che devo fare, e utilizzo questo aspirapolvere fantastico di Ultenic. Io lo chiamo sempre così, o Ultenic o Ultenic, non so bene la pronuncia, ma è il modello U16 Flex, quindi un aspirapolvere molto potente. Contate che può arrivare fino a 60 minuti di durata. Ha 3 velocità: eco, normal e turbo. Con il turbo è veramente fantastico, e con questa luce vi fa vedere veramente anche lo sporco che deve ancora depositarsi praticamente. Infatti, mi sono proprio resa conto durante l'utilizzo che a volte ad occhio nudo non si vede molto, non si vede tutto quello che c'è sul pavimento. A volte il pavimento sembra pulito, ma in realtà non lo è per nulla. Tra l'altro io non vedo benissimo da lontano, mi manca poco, però è quel tanto che basta da comunque non vedere bene le cose. Quindi questa luce è formidabile perché mi aiuta veramente a trovare tutto. Ma la cosa che rende unico questo aspirapolvere è il fatto che si può piegare. Eccolo qua, io vi faccio vedere appunto durante l'utilizzo, lo piego e io perfettamente in piedi, senza bisogno di piegarmi, praticamente riesco a passare dappertutto, sotto al tavolo, sotto ai mobili. Ora, perché io ho il letto contenitore, quindi è abbastanza basso, ma volendo, chi non ha il letto contenitore e ha un letto comunque normale, può tranquillamente passare anche sotto al letto senza il minimo sforzo. Cioè, come vedete, io praticamente vabbè, ora mi stavo anche piegando, più che altro perché c'era la bambina, non volevo insomma buttarle l'aspirapolvere in testa, ecco. Però anche perché vedete che lei lo prende, insomma, devo stare un attimo attenta, ma insomma l'idea è quella, il fatto di non piegarsi e pulire tranquillamente senza nessun tipo di problema, ed è una cosa meravigliosa, meravigliosa. Incorporato poi all'aspirapolvere c'è anche questo pezzo che è proprio legato appunto all'aspirapolvere, non si può staccare, ma è una sorta di spazzola, diciamo, che vi permette di aspirare nelle zone più delicate, come davvero all'interno dei cassetti. Potete passare anche magari sui divani, così se ci sono briciole, ok, potete tranquillamente passare. Io ho deciso di aspirare all'interno del letto contenitore di Adele, perché lì si forma sempre un sacco di polvere, anche se comunque continuo a pulire, niente, lì ovviamente un continuo polvere, un continuo polvere. Quindi vado a passare l'aspirapolvere in queste parti, in questa zona, e tutto è pulito e sistemato. Tra l'altro, quando vi arriva, voi nella scatola troverete ovviamente le istruzioni in italiano, che non è cosa da poco, e anche una spazzolina, diciamo, che serve per pulire appunto tutto l'aspirapolvere. C'è anche il tagliacapelli, quindi per farvi capire. Tra l'altro poi è molto semplice comunque da svuotare e da pulire, si possono smontare tutti i pezzi e pulire tranquillamente, quindi veramente veramente utile, veramente utile. E poi trovate anche un altro beccuccio che adesso poi vi farò vedere più avanti, ed è fenomenale anche quello, molto utile soprattutto per quanto riguarda magari la pulizia appunto degli angoli proprio piccolissimi, oppure davvero per l'aspirazione delle ragnatele, come ho fatto io e come vedrete da poco. Tra l'altro vi lascio un codice sconto qua giù in info box con un link e tutto quanto, vi lascio giù tutto così potete trovarlo, andate a darci un'occhiata perché sinceramente merita. Merita, merita parecchio questo aspirapolvere. Ora ho
ho finito di far tutto e vi faccio vedere appunto che aspiro anche appunto le ragnatele nei punti più piccoli e insomma difficili da raggiungere, come ad esempio davvero tra il tubo del condizionatore e appunto il condizionatore, quindi va veramente a pulire bene dappertutto. E nulla, io vi lascio al resto del video, intanto io continuo con le mie pulizie, fatemi sapere come lo trovate e se lo acquisterete come vi trovate, ecco. Allora ragazze, sono le 4:30, io sono andata un po' a fare... Amore, hai visto un lampo? Infatti Adele vi stavo già spoilerando che siamo andate un attimo a dormire. Io ho visto un pisolino. Lampo! Ecco, dice, ha visto un lampo. Ma questo perché? Perché vi spiego ragazze, cioè noi ci siamo addormentati bene, diciamo, ma ci siamo svegliati con questo tempo. Posso? Sì tesoro. Ci siamo svegliati con questo tempo così. Ora ditemi voi. Niente, per carità, c'è un'aria incredibile. Ora va anche bene, vi devo dire davvero. L'importante è che non faccia dei danni, perché come sempre poi le cose diventano più pesanti di quelle che poi devono essere. Io devo dirvi, adesso ho spento il clima, uno perché ho detto se comunque dovesse venire giù di tutto come effettivamente promette e come effettivamente vedo dalle previsioni, preferirei che ovviamente il clima fosse chiuso, fosse spento, volevo dire. E due perché c'è una bella arietta. Ora speriamo che se deve piovere uno non faccia danni e seconda cosa che non venga più umidità che altro, perché poi funziona così solitamente. Quindi boh, infatti mi sono svegliata che avevo proprio bisogno di questo riposo, perché sono andata a dormire nelle condizioni pessime, veramente avevo un mal di testa pazzesco, poi mi sono messa a fare, vai amore, poi mi sono messa a fare anche qualcosa, a pulire, insomma avete visto, e quindi... Entra il vento! Entra il vento, no ma è apposta amore, lasciamo aperto proprio apposta per far entrare un po' di vento, così respiriamo un po'. E quindi mi sono stancata tantissimo e niente, il risultato è che appunto sono stremata. Vi dico, sto guardando, sì no, vi dico appunto, mi sono svegliata, c'era un pacco in giardino, tra l'altro un bel pacco profumoso, poi vi farò vedere prossimamente, e l'ho ritirato subito perché ho detto no, non vorrei che si marcisse, perché poi quello. Adesso niente, ho dato la merenda a tutte e due le ragazze, stavo guardando, ho dovuto accendere la luce, c'è la luce in corridoio accesa perché non si vede nulla, non lo so, quando viene giù così, vabbè, e mi sa che dal mio suocero non devo andare a bagnare perché si bagna da solo nel giardino. Allora ragazze, siamo a sera, ormai sono praticamente le 10 e quindi appunto siamo qua, praticamente la giornata è finita. Vi devo dire è stata una giornata molto lenta, molto... cioè... sapete quelle giornate che si trascinano un po', non abbiamo fatto praticamente nulla, siamo state a casa tutto il giorno, il problema è che appunto essendo state a casa tutto il giorno insomma abbiamo un po' giocato con le bambine, però insomma diciamo che sono un po' quelle giornate un po' pesantine, ecco, diciamo così, e quindi vabbè, insomma alla fine appunto è andata.
però non abbiamo fatto niente di che, veramente. Cioè, avevo detto che almeno porto fuori le bambine, cioè nel senso che comunque gli faccio fare qualcosa andando a innaffiare il giardino da mio suocero. Ma in realtà, appunto, piovendo poi si hanno annaffiato da solo, quindi loro si divertono veramente tanto ad andare appunto a annaffiare il giardino, perché poi si bagnano, insomma, vabbè, sappiamo, sono bambine, ci manca ancora, e però nulla, non abbiamo fatto manco quello, quindi vabbè, non vi dico. Stasera per cena abbiamo preso la pizza, perché noi una volta alla settimana la pizza, siccome poi questo weekend abbiamo un po' diversi appunto compleanni, cose varie da fare, allora abbiamo detto: la prendiamo stasera, che è mercoledì più o meno, quasi metà settimana, cioè praticamente metà settimana, e quindi abbiamo detto: ma sì, dai, la facciamo questa cosa qua. E adesso appunto siamo arrivati al momento quasi dei saluti finali. Adele ha voluto guardare il video del nostro matrimonio, perché questa sera si è avvicinata a suo papà e gli ha detto: papà, mi sposi. Non vi dico, è servito il pannolino anche per Marco, vabbè, che ve lo dico a fare, lo sapete, immaginate. Però insomma, ha voluto appunto vedere il video del matrimonio. Non vi nego che sia stata un pochettino dura comunque, perché ci sono comunque tante persone che non ci sono più, e soprattutto mia suocera, quindi è stato un po' un colpo, devo dirvi la verità. Un po' piangevo, vabbè, io piango sempre, quando vedo il mio video del matrimonio piango sempre, perché è così, nel momento soprattutto delle promesse piango sempre. Questa volta piangevo sia per proprio il video in sé che chiaramente per mia suocera, quindi vabbè, insomma, diciamo che è stata una serata un po' così. Quindi adesso ci distraiamo un po' e facciamo appunto questa sorta di recensione un po' dei prodotti, così almeno li caccio via. Allora, iniziamo da lavatrice, così, che sono quelli che mi piacciono di più, e secondo me ce ne sono anche di più, forse sì, forse sì. Allora, iniziamo con questo in abbinato a questo. Allora, sono detersivo bucato e ammorbidente concentrato fresco cotone. Questa qua è la fragranza fresco cotone, sono della Sweet Home Collection, con igienizzante. Questa qua è una limited edition, è una limited edition della profumazione, è questa qua appunto, ve la faccio vedere qui tanto si vede abbastanza, molto 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 buona, cioè come combo insieme stanno veramente benissimo, e obiettivamente appunto usati insieme sono davvero fenomenali, fenomenali. Poi mi è capitato anche di usare da solo il detersivo, perché come sempre poi l'ammorbidente finisce prima, anche se c'è 40 lavaggi e 40 lavaggi, no ragazzi, ma l'ammorbidente finisce prima, devo dirvi la verità. Probabilmente non lo doso bene io, però a me piace che il profumo si senta, ecco. E non vado mai sopra le righe, ragazzi, cioè non è che metto una quintalata, però comunque qualche lavaggio senza ammorbidente in abbinato l'ho dovuto fare per forza, e vi devo dire che però ha fatto bene il suo lavoro, a me personalmente è piaciuto. Tra l'altro vi porto anche la recensione praticamente della mia amica, proprio Francesca. Anche lei si trova benissimo. Quando è che ci mandiamo appunto messaggi con vari consigli su gli ammorbidenti e detersivi in generale, ragazze, è stato un approvato anche per lei. Andiamo avanti, ammorbidente. Allora, premessa che io questo che uno, vabbè, uno dice: beh, stai parlando con una persona normale? No. Allora, io ho comprato questo ammorbidente solo ed esclusivamente perché c'era scritto voglia di Maldive. Cioè, chi non ha voglia di Maldive, soprattutto chi c'è stato, può capirlo. Allora, io devo dirvi la verità, questo qua l'ho comprato proprio a scatola chiusa, ne ho presi due, uno per me e uno per la mia amica, la Fabiana, perché
perché anche lei appunto essendo stata alle Maldive, insomma ci capiamo alla stragrande quando ci diciamo le cose. Lei è super fan, cioè io amo le Maldive, ma lei è proprio super fan numero uno, c'è cioè già stata 2 volte e quindi secondo me non sono neanche le ultime conoscendola e quindi super fan delle Maldive, non poteva che essere un suo amor vivente questo, quindi quando l'ho visto ho pensato proprio a lei, ho pensato anche a me, ma appunto gliel'ho regalato uno. Favoloso. Allora, io vi dico solo che ogni volta che stendo la tovaglia che ho lavato con questo ammorbidente, ragazzi, io sento ancora il profumo dell'ammorbidente e di giorni ne sono passati, attenzione, quindi top, mi è piaciuto un sacco. Poi, questo io ve lo faccio vedere ogni volta, perché ogni volta che termino qualcosa ve lo faccio vedere perché magari vi siete persi i video precedenti. Questo qua è detersivo igienizzante classico della Ace, c'è anche quello al fiorito, una cosa del genere per capi colorati, e quello è veramente fenomenale. Anche questo ha un profumo pazzesco. Io questo lo adopero esclusivamente per quanto riguarda i vestiti delle bambine, perché io i vestiti delle bambine li lavo a parte, non mi sento di lavarli insieme ai nostri ancora, quindi li lavo a parte. Appunto, c'è già l'igienizzante dentro, ha una profumazione incredibile. Voi tenete conto che io dentro nella lavatrice, io assolutamente per quanto riguarda le bambine non aggiungo ammorbidente perché ho paura, loro hanno già la pelle molto delicata e ho paura per quanto riguarda le irritazioni, sapete, no? Le varie cose da ammorbidente, quindi evito. Poi finiamo con la questione lavatrice, con la sezione, diciamo, lavatrice, con un altro ammorbidente della Tesori d'Oriente. Questo qua è profumazione muschio bianco. Buono, buono. Niente da dire, buonissimo. Muschio bianco, questo qua è fantastico. Tesori d'Oriente, sempre una certezza, ecco, una certezza perché ne ho provati anche degli altri. Tra l'altro, giugno ho ancora un altro da provare. Assolutamente, ragazze, favoloso, favoloso. Quindi, se vi capita, provatelo, magari cercate sempre un po' le offerte perché capisco bene che abbiano dei costi un po' così. Comunque, scusate, adesso lì vedete il seggiolino, cioè il seggiolone di Andrea, perché ragazzi sta per essere, cioè, devo trovare il momento giusto e il tempo per mettermi a lavarlo per bene e metterlo giù in attesa di vendita, perché comunque siamo passati allo step successivo al rialzo della sedia, quindi ormai quello lì non ci serve più. Chiuso bottega, ragazzi. Manca ancora. Poi, piccola parentesi, poi andiamo avanti invece con detersivi per la casa in generale. Allora, ho finito questi due che sono Ace sgrassatore cucina senza candeggina, eccolo qua, questo, e profumo limone bergamotto, mi sono trovata bene, devo dirvi la verità, buono, non lascia aloni, io il marmo, a me è piaciuto tantissimo, e Ace bagno igienizzante con candeggini, invece questo qua, fiore di arancio e limone, anche questo molto buono, devo dirvi il vero, mi sono comunque trovata bene. Poi a me l'odore della candeggina non disturba, quindi anche se c'è la candeggina dentro i detersivi, a me va benissimo, ecco. Quindi, perfetto, sezione, diciamo, però mi sono dimenticata una cosa nella sezione dei detergenti, dei detersivi per la lavatrice, mannaggia, quindi riapriamo la sezione. Perché era lì in mezzo, non lo trovavo. Questo qua, profumo concentrato per bucato talco. Questo qua me l'aveva regalato la Ale. Eccolo qua. Me l'aveva regalato la Ale.
un po' di tempo fa. Allora, molto 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 buono, mi è piaciuto un sacco, è da mettere, è un profumo concentrato, quindi non va al posto dell'ammorbidente, ma esalta la profumazione dei capi. Questo qua lo utilizzo soprattutto nelle lenzuola, nelle tende, insomma nei tappeti, cose del genere. Ma io ho una domanda per voi, perché mi sono sempre trovata bene con tutte queste cose qua, ma io da qualche mese a questa parte, io quando lavo le lenzuola, anche se lavate in modo corretto, cioè a gradi giusti, come ho sempre fatto, ragazze, cioè non è che adesso mi sono svegliata, cioè come ho sempre fatto, ho sempre lavato correttamente, comunque col ciclo giusto, con tutto giusto, con i detersivi giusti, tutto quanto, le lenzuola non mi profumano più. Io mi ricordo benissimo che io entravo nel letto e quando c'era il cambio delle lenzuola, proprio si sentiva questo esplosione appunto di profumo quando aprivo le lenzuola. Adesso zero, io non capisco come mai, non capisco come mai. Io devo trovare una soluzione, perché questa cosa qua è una cosa che mi urta, non capisco. Solo nelle lenzuola, tra l'altro, in tutto il resto tutto bene, non capisco. Magari devo cambiare un po' le lenzuola, nel senso che comunque è diversi anni che ce le ho, quindi magari non so, la stoffa, non so. Lo so, sto ipotizzando io perché non mi so dare una spiegazione. Non lo so. Vabbè, fatemi sapere se anche a voi è capitata una cosa del genere. Comunque, andiamo avanti. Tutti i promossi praticamente in questo video, devo dirvi la verità, sono tutti prodotti che un po' mi sono trovata benissimo. Passiamo alla sezione cura della persona. Allora, bagno schiuma, io sapete che uso praticamente soltanto quelli della Ultra Dolce. Shampoo lisciante infuso di acqua di riso e amido per capelli lunghi. Io ultra dolce non posso dire nulla, se non che mi ero trovata male con quello nero, se vi ricordate ve l'avevo detto. Non ho mai più preso. Il mio preferito in assoluto, veramente il must proprio di sempre, era quello per capelli castani. Era veramente, ho ancora il profumo che mi gira per il naso, era favoloso per Antolta, non so per quale motivo, era il mio preferito, compravo solo ed esclusivamente praticamente quello. Niente, vabbè, insomma, va bene lo stesso, quando una cosa funziona la tolgono poi. E poi ho finito questa qua, che è appunto Acqua Rich Daily Mild Face Wash, praticamente detergente. Tante parole per un detergente. Detergente viso, mi è piaciuto sia la profumazione, sia come pulisce, sia col Clarisonic, perché io ho sempre il Clarisonic, sia senza, così sul viso, così top. Ci è piaciuto un sacco. Dopodiché passiamo a questo. Questo è un dopo sole della Diego della Palma, e questo dopo sole mi ricorda, sapete quei profumi che ti ricordano qualcosa e rimangono lì? Questo mi ricorda Zanzibar, questo mi ricorda Zanzibar, fantastico, cioè se chiudo gli occhi mi porta a gennaio, a Zanzibar, in questo villaggio favoloso che tanti hanno apprezzato, tantissimi hanno apprezzato. Fantastico, cioè veramente fantastico. Tanti hanno apprezzato questo villaggio e alcuni addirittura hanno deciso anche di andare, insomma, comunque di vedere questo villaggio. E io sono stata al Tui Bluey appunto di Zanzibar, bellissimo, cioè veramente fantastico, appunto talmente fantastico che qualcuno è andato anche è andato proprio lì, è andato proprio lì. Si vede che appunto dalle mie storie comunque che ho fatto è rimasto colpito e affascinato e effettivamente ha trascorso appunto le proprie ferie lì. Bello, bello, ottima scelta perché comunque è stato un villaggio fantastico. Tra l'altro mi sono deciso, ho preso coraggio, editerò i video di Zanzibar perché comunque sono lì, mi dispiace tenerli lì, ma al contempo mi dispiace
piaceva comunque editarli perché riportano comunque alla memoria, lo sapete, un periodo brutto, quindi è per quello che sono stati fermi 6 mesi, quindi però mi sembra giusto e corretto comunque editarlo, ecco, editarlo perché comunque avrò una memoria, ecco, una memoria di questo, quindi appunto sono contenta di essere stata comunque di, diciamo, ispirazione, insomma, per alcuni, sono proprio contenta, ecco. E stop, ragazze. Quindi questo ci riporta a Zanzibar. E ultimo prodottino, questo qua l'avevo trovato, è una crema contorno occhi con l'avocado della Kiehl's. Questo qua l'avevo trovato nel calendario dell'avvento che mi aveva regalato mio marito, quello di Pinalli, fantastico, veramente fantastico. Adesso ce n'è ancora poco, 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 poco perché dicevo ce n'era poco. Poco, 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 poco in fondo perché purtroppo è scaduto e si vede che è scaduto perché appunto sta iniziando proprio a dividersi e inizia ad avere un odore che non va bene, quindi ho preferito accantonarlo. E adesso ne ho uno dell'estetista cinica, insomma, si chiama così, che appunto lo sto utilizzando e anche quello l'avevo trovato sempre nel calendario dell'avvento di Pinalli. Un bel calendario dell'avvento, devo dire. E nulla ragazze, io direi che con questo video è tutto. E grazie per essere state con noi. Scusate se non abbiamo fatto niente di che oggi, però abbiamo fatto quattro parole che vi devo dire. Vi tengo un po' compagnia in queste ferie. Non so se siete già andati, se dovete andare, non lo so, fatemi sapere. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao.